modulo preferito è stato quello sul podcast, in cui i miei studenti si sono veramente divertiti, mi hanno stupito, sia come abilità tecniche, sia come contenuti, e poi ha avuto una ricaduta veramente notevole anche nelle altre classi. Ho fatto ascoltare il podcast praticamente a tutti. Perché volevo essere obbligata ad imparare delle cose che spontaneamente non mi sarei messa a studiare, un po' come quando uno si iscrive in palestra così poi dopo deve fare ginnastica. Quindi sono in realtà molte cose con tutto il materiale che c'è in rete potresti almeno in teoria organizzarti da solo, però non lo fai, e invece lì sei guidato e hai una possibilità di condividere che è impagabile. Per imparare un modo nuovo di guardare il mestiere che facciamo da più di 20 anni.